Buonasera e bentornati nel nostro canale. Allora, ragazzi e ragazze, c'è un video che voglio mostrarvi di un presunto UFO crash. Dove? In Antartide. Ho visto alcuni filmati in giro sul web che fanno vedere questo oggetto, quindi sono andato a indagare e voglio vederlo insieme a voi questa sera, questo oggetto, e vediamo insieme di trovare una risposta a questo oggetto che è stato visto su Google. Siete pronti? Guardate che rimarrete davvero sorpresi di questo oggetto, perché è davvero enorme questo oggetto. Vediamolo e poi dopo inciusciamo, ok? Vai! Eccoci qui, siamo su Google. Adesso andiamo subito a vedere quel famoso oggetto misterioso di cui in tanti ne parlano sui social. Io l'ho salvato per non perdere tempo dopo a cercarlo. Ecco, partiamo, andiamo. Ecco qua, sparati dritti sull'obiettivo. Occhio, ho scritto oggetto non identificato, ovviamente, perché giriamo un po' le immagini. Ecco qua, così può andar bene. Ecco qua, vedete dove c'è scritto oggetto non identificato? Guardate un po' sotto. Andiamo un po' più avanti, ok, Davide, zoom, ok, eccolo qua. Ora ditemi un po', secondo voi, quello è una formazione naturale? Per me no. Poi, può essere che è un caso. Poi ci sono, ho visto vari video sul web dove anche degli esperti hanno analizzato questo oggetto ritrovato qui in Antartide, dove dicono che è una frana. Ora, ditemi a me se una frana riesce davvero a fare quella formazione lì. Perfetta, discoidale, guardate là, da lontano si nota meglio, guardate, perché quando noi andiamo un po' più vicino, anche perché lo dico anche sempre nei video degli, ecco qua, guardate, ovviamente si sgranano le immagini, no? Ma se allontaniamo un po', guardate là, sembra veramente un'astronave, sembra un disco volante atterrato, cioè caduto, non lo so se è atterrato, se è atterrato lì o sarà caduto, oppure mi posso sbagliare, può darsi che è una formazione naturale. Per me non lo è, però ripeto, ovviamente dovrete dirmi cosa ne pensate anche voi di questa formazione, di questo presunto disco volante, chiamiamolo così. Andiamo un po' in 3D, vediamo un po' come ce lo mostra. Beh, vabbè, diciamo che non è che sembra, no, non mi piace in 3D quando gira, ruota. Allora andiamo, voglio farvi notare una cosa, aspettate, giriamo, ecco qua, vedete, allora osservate bene, dal nostro lato frontale, qui sotto, sembra che fa ombra, guardate. Non lo so, io ho davvero tanti dubbi su questo oggetto. Per me non è una cosa naturale che si forma un oggetto così perfettamente ovale o discoidale, come adesso non riusciamo a capire se va sotto qua. Vedete qui c'è un piccolo rialzo qui di roccia, vedete? Se l'oggetto è così, sotto, se questo pezzo roccioso si è alzato, ovviamente noi da qui non riusciamo a capire non riusciamo a capire come la formazione di questa roccia, se la roccia è alzata e l'oggetto è conficcato sotto, oppure l'oggetto è parte da questa formazione rocciosa.
Quindi per scoprirlo dovremo andare lì, però non credo che ci potremo andare in Antartide a vedere quell'oggetto. Ovviamente, sicuramente ci saranno persone che vorrebbero andare a vedere questo oggetto, ma vi rendete conto del posto, cioè un luogo proprio, non lo so, io comunque ve l'ho mostrato l'oggetto, ovviamente voglio il vostro parere di quello che ne pensate, poi ognuno è libero di dire la sua, per carità, io non è che dico che quella è un'astronave aliena, occhio, ok, però cioè, per me quello che hanno detto gli esperti, diciamo così, che è una frana, che è caduta una frana e si è formato quel disco perfettamente così a terra, ma oppure ci sono molte persone che hanno detto è una formazione naturale, tutto qui, ok, così perfetta. Può essere, non lo sappiamo. Magari questo poi scomparirà, questo oggetto, da Google. Lo faranno sparire sicuramente. Ok? Va bene, dai. Non so più cosa dire. Lascio a voi la parola, ovviamente. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e vediamo un po' cosa riusciamo a tirar fuori da questo presunto disco volante atterrato o schiantato, oppure no, frana oppure formazione naturale. Ditemi la vostra nei commenti. Eccoci giunti alla fine del video. Beh, avete visto un po' cosa c'è in Antartide, chissà quante cose ancora ci sono nascoste, chi lo sa, magari poi se ne usciranno altre. Ovviamente noi andremo a indagare, ovviamente. Allora, grazie a tutti per il sostegno che mi state dando e l'affetto che mi state dimostrando in questi giorni. Sono ancora ingessato, fra poco andrò a togliere il gesso, finalmente. Il 14 agosto sarà un giorno felice per me, perché finalmente toglierò sto maledetto gesso. Ok, dai, cosa dirvi? Grazie. E ditemi cosa ne pensate di questo oggetto in Antartide che è stato visto, che è stato documentato da tantissime persone. Bah, ditemi la vostra, che ci tengo tanto. E mi raccomando, occhi al cielo.